Ecco come si viviamo le nostre cose che le portano per mangiare. Sono cose fredde. Queste sono le nostre stanze, i nostri letti. Con il cane. Okay. Tutto quanto. Questa è la vita, questa è l'Europa dove viviamo. Questi qua sono i bagni. Vedi come è tutto sporco. Questi sono i bagni, scusate, se li faccio vedere. Questi l'acqua, non abbiamo l'acqua da 3-4 giorni, che non funziona l'acqua, neanche uno per andare in bagno, per lavare il viso, tutto sporco, tutto spaccato. Questo è la doccia, vedete com'è? Una cosa che fa schifo, come l'animale, sembra che siamo animali, non siamo esseri umani. Sanno solo picchiare le persone, usare la forza a quelle persone, vedi? Le finestre, queste sono le finestre, soprattutto questi giorni che sta nevicando, stiamo morendo del freddo, ok? Questa qua è la situazione dove vivono esseri umani. Sì, non lo so se siamo esseri umani, qualche volta mi viene da pensare che non siamo più esseri umani, che siamo altra cosa. Questa qua è tutta situazione, vedi tutto. Polizia controllano da lì. Ok, siamo da 4 giorni senza acqua, sanno solo picchiare le persone, anche a me mi hanno picchiato oggi. Tutto questo, tutto. Tutto, vedete come è tutto sporco. La sporchezza. Queste qua sono situazioni dove vivono le persone. Questo qua si chiama un centro di accoglienza, vedete i rifiuti dov'è? Vedete un pane come sono sporco, vedete come sono dentro. La stessa cosa, questo l'altro bagno. Questo è la stessa cosa. Queste sono le gocce. Vedete come? Per non entrare l'aria quando uno fa la doccia, vedete situazioni dove vivono gli esseri umani. Tutto questo qua, situazioni tutto sporco, ok? Vedete, sembra un cagnolino quelli dove tengano il cane, magari lì prendano cura di più di noi, tutta questa situazione che stiamo vivendo, tutta questa, vedete. Le persone non possono lavare i vestiti, li lavano da soli, ok? Solo le polizie lì sempre controllano, sempre provocano le persone, sempre picchiano le persone, vedete? Queste sono le finestre che non ci sono. Ok, non abbiamo tele né in stanza, non abbiamo niente, si muoia dal freddo che qua è un centro troppo isolato, è tutto spaccato, non hai neanche pronto per mettere le persone dentro, vedete? Tutta questa situazione, vedete? Questo è come si vivono le persone dentro il centro di accoglienza, proprio una cosa che proprio per me, che neanche in terzo mondo, che vengo dalla Tunisi, che non ci sono più, è meglio magari se sparano noi o uccidano noi, si fa prima di essere torturati piano piano, vedete, tutto questo sistema, vedete, neanche il bagno, non ci sono neanche, se uno va in bagno, fare bisogno, arriva un altro, apre, non c'è neanche come chiudere, l'acqua non c'è, che l'acqua dà la vita a tutte le cose, vedete. Non c'è né fredda né calda, le bottiglie, portiamo a noi le bottiglie per lavarci il viso, ok? Non c'è nessuna cosa, vedete? Nessuna cosa, nessuna cosa proprio. Le cose di mangiare neanche gli animali non le mangiano, vedete come sporco tutto, vedete? E questa qua, ok? E questi qua sono il centro di accoglienza qua in Italia, una cosa proprio disumana, e se parli ti prendi il bastone pure, ti bastonano, ti picchiano,
ti umiliano, ti fanno tutte queste cose qua. Io ancora facciamo un altro tipo di video, come proprio picchiano le persone, come usano delle cose che sono vietate, come ti prendono 15 o 20 poliziotti con le bastoni, ti picchiano, come me, col ginocchio tutto gonfio, non vogliono neanche mandarmi all'ospedale. Una situazione proprio che ti fa rimanere proprio senza parola, muto finché arriva la morte magari, non lo so. Questa qua è la nostra situazione. Queste sono le cose per mangiare. Vedi, mi portano ghiacciati. Ghiacciati, tutto ghiacciato. Ti danno questi ciabatti. Ti danno questi scarpe. Che si muore di freddo. Anche il calzino non mi dà. Ti danno questi generi di scarpe. Ok, questi sono i nostri portaceneri che facciamo lì da soli. Questi sono le ciabatte che danno, che non puoi neanche camminare. Che si muore di freddo. Lì ci sono le cose per tirare. Però non lo so, non lo so come mai tele, mi sembra che non stanno raccomandando dalla cera, stanno portando tramite il camion, non ci sono scaldamenti in stanza, le finestre sono spaccate, vedi, si tocca tinella con una ciabatta, questa è la nostra situazione di merda, anche per asciugare i vestiti dobbiamo lanciare da soli, lavarli, farlo tutto noi. No, non c'è neanche i bottoni per aprire e chiudere la luce, li fanno loro. Vuoi dire, non si può vivere. E non sono sa queste cose. Prendano soldi, ok, per dare i vestiti alle persone, quelle che non hanno. Li danno quel genere di scarpe, che adesso il ghiaccio sta nevicando da 3 giorni, li danno quel genere di ciabatte che non puoi neanche camminare in acqua. Sono proprio cose schifose, veramente sono cose schifose. E si parli, ti prendi il bastone di più e nessuno sa, e nessuno arriva alla nostra voce. Veramente stiamo chiedendo un tipo di aiuto. Questi sono i nostri telefoni, come ti rempano, spaccano tutti i telecamera, così non riusciamo proprio, hai capito? Così non riusciamo a farci vedere tutte queste cose. Questo l'altro telefono, la stessa cosa, spaccato. Ok, i letti sono da marmo, proprio sembra una tomba, non hai un letto. Tutta questa è la nostra situazione qua, tutta questa è la situazione. Non c'è neanche dove mangi, dove metti i tuoi vestiti, non c'è una sala, non c'è tele, non c'è proprio niente. Ci sono solo tantissimi stranieri che sono senza documenti, ok, che si trovano qua. Io penso che siamo in Italia. Quello che so.